penso che non abbia bisogno di prenotazione. No. Ricordo solo il ministro della sanità dal 1996. Allora, nella riforma sanitaria del 99, la riforma Bindi, uno degli articoli del decreto legislativo riguardava proprio i fondi sanitari. Allora, nel frattempo la situazione è sicuramente cambiata. La situazione è molto cambiata, sono passati 20 anni e come già era stato citato stamani, sono decollati negli ultimi tempi fondi, enti e casse, se ne contano nel 2015 qualche cosa come 305. Questo sicuramente anche favorisce dal discorso della facilitazione fiscale. Allora, quello che io le chiederei, allo stato attuale, lei non pensa che sia necessario un riordino complessivo sia degli aspetti regolatori e legislativi della sanità integrativa finalizzato a uno scopo concreto per il servizio sanitario pubblico? Grazie. Io ho accettato questo invito solo perché Mauro è abbastanza insistente a proposito delle prenotazioni. Ma anche perché in questo anniversario è giusto dare un contributo, ecco. Per evitare, una cosa che ho detto ieri sera a Firenze, che il ricordo dei 40 anni dell'833 sia solo celebrativo, ecco, e sia caratterizzato da un politicamente corretto che non mi piace per niente. Io ho partecipato soprattutto a tavole rotonde con gli ex ministri e io ho un profondo rispetto di tutti, ma se siamo una tavola rotonda dove De Lorenzo parla e la Bindi parla e non si distingue le due fasi, secondo me non si fa giusta memoria di chi firmò l'833, sgarbo soprattutto a Tina Anselmi, secondo me. Al di là del rispetto di tutti, naturalmente del lavoro di tutti, ma io credo che celebrare questi 40 anni significhi anche prendere una posizione, perché in questi 40 anni sono successe molte cose. Allora, dopo rispondo all'articolo, quindi alla necessità del perché inserimmo quell'articolo, e di che tipo di atteggiamento dovrebbe avere la politica, ma non solo, rispetto a questo proliferare di fondi integrativi, sostitutivi, assicurativi che ci sono in questa fase. Che cosa contesto io all'idea del fondo, se vogliamo, pur avendo introdotto la norma sul fondo integrativi veri, poi spiegherò perché secondo me quelli veri, ma in fondo un po' io mi avvicino alla posizione di Elena Granaglia, lo dirò poi per quale motivo. Perché l'idea del fondo integrativo è culturalmente, politicamente opposta a quella dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. No? Si istituisce un sistema universalistico fondato su un principio semplicissimo, banale. La tutela della salute non dipende dalle disponibilità economiche dei singoli, ma viene considerato un diritto fondamentale nell'interesse della comunità e vi si fa carico con le risorse pubbliche, comuni, alle quali naturalmente tutti contribuiscono con la fiscalità generale, con un sistema peraltro che la nostra Costituzione ci dice essere ispirato al principio della proporzionalità progressiva. Quindi, questo è il principio molto banale e anche molto moderno di welfare, che nella nostra Costituzione era chiaro. La nostra è una Costituzione che comincia con l'articolo "La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro", no? Però poi
Per quanto riguarda l'istruzione, per quanto riguarda la salute, lei afferma come principio non del lavoratore, non come diritti dei lavoratori, ma come diritto della persona, neanche del cittadino, della persona, che qui potremmo aprire il capitolo immigrazione, ma già accontentiamoci delle grane che ci abbiamo a questo lato. Quindi l'idea moderna di welfare è questa, è quella che alcuni beni non sono legati ad altri beni, perché io che credo che il lavoro sia il fondamento della democrazia, credo anche che dal lavoro non dipendano tutti i diritti della persona, tanto è vero che c'è chi non lavora che ha diritto ad essere tutelato nella sua salute. L'idea del fondo integrativo che si sta diffondendo è prevalentemente legata al welfare aziendale, perché è quello che presenta nelle preoccupazioni vere, anche in termini numerici, che mina il principio dell'833 della Costituzione da due punti di vista. Primo, perché rompe il principio universalistico, di fatto lo rompe, perché si introduce un'altra gamba di finanziamento che è privato e che ha un costo pubblico. Secondo, si torna a legare almeno la qualità della tutela della salute al diritto al lavoro e lo si distingue in base naturalmente al contratto che hai, reintroducendo un sistema mutualistico legato al colore dei libretti, no? Allora, siccome io penso che sia soprattutto un problema di cultura, e sicuramente nel 78 c'era una politica che ascoltava il paese, ma c'era anche il paese che parlava in un certo modo nel 78. Ecco, l'833 non ci sarebbe stato se non ci fosse stato il movimento dei lavoratori, che hanno rivendicato in quel caso non il diritto del lavoratore, il diritto della persona. Ora, se è il sindacato in prima fila che mi firma i contratti e accetta questo scambio tra l'aumento della retribuzione e il pacchetto sanitario, peraltro non accorgendosi di un trucco tra i tanti che avete messo in evidenza, non ce n'è un altro di trucchi, che è quello che molti di quegli imprenditori, che sono quelli più forti che hanno introdotto, sono le organizzazioni datoriali più forti, non quelle più deboli, non è piccolo imprenditore, sono quelli che fanno parte ancora, grazie a Dio, delle partite del paese che ancora hanno un futuro e stanno sul mercato mondiale. Andiamo a vedere col giochino delle scatole cinesi quanti di questi sono imprenditori del sistema sanitario privato. Allora, qui bisogna che, guardate, qualche mese fa avrei voluto forse ancora riprendere la politica a spada tratta. Non la difendo, oggi posso permettermi anche di prendere le distanze anche da, non solo dal governo, ma anche dalle opposizioni, se vogliamo, per come si sta affrontando questo argomento sul piano politico. E sicuramente sono molto preoccupata del fatto vero che tutti voi avete messo in evidenza. E l'esempio della rana è evidente. Qui stiamo esattamente assistendo a quello, cioè nessuno sta chiedendo una scelta al paese sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale, ma stiamo assistendo ad una mutazione genetica così progressiva, indolore, quotidiana, frutto di nessuna scelta, no? Se non di quelli che stanno facendo i burattinai di questa mutazione genetica. Allora, la politica chiaramente è più responsabile di tutto questo, però se abbiamo ottenuto quelle riforme degli anni 70, perché c'è stato un movimento di partecipazione popolare in tutta quelle riforme, che oggi, al di là di una politica assente o presente in maniera pericolosa, non vedono il paese. Siamo delle minoranze, non so se illuminate, ma sicuramente delle minoranze. Poi si spegne pure la luce se non si diventa un movimento culturale del paese. Ecco, perché di questo ha bisogno. Qual è l'altro aspetto, sempre culturale, che la vera sostenibilità che è in crisi non è quella finanziaria, perché quella è la solita posizione ideologica.
gli unici sistemi davvero sostenibili sono quelli universalistici, perché sono quelli che costano meno rispetto a tutti gli altri. Però in pedale, in questo la sostenibilità è una parola sola, quanto mi costi a parità di o addirittura a migliori condizioni. Ma quello che manca al sistema sanitario è l'affetto. La sostenibilità del cittadino, dell'utente, del professionista in questa fase. Ora, se io creo tutte queste zone dalle quali fette importanti della vita del paese si possono ritirare, quella sostenibilità, che è quella culturale e politica, viene meno. E ne troveremo sempre meno di persone disposte a difendere. Se ciascuno si è fatto la propria riserva indiana. Cioè, sì, non funziona, c'è la fila, ma tanto io sul fondo. Parte il consumismo, la appropriatezza, tutte le cose che avete già detto, l'incontro tra domanda e offerta, l'avete già detto tutti, non entro da quel punto di vista. Mi fermo qua, però qui ogni giorno c'è una secessione, cioè se io ti consento, ti apro, ti do la via d'uscita, te sei sempre meno interessato a che quel settore funzioni. Quindi, andando dal minimo al massimo, è chiaro che questa materia va. Perché facemmo quell'articolo? Lo facemmo perché il fenomeno, per la mia sensibilità, era già preoccupante 20 anni fa. Ed era fuori regola. E non era solo il fondo dei giornalisti, che furono quelli che reagirono più di tutti, o l'integrativa dei parlamentari, che è una cosa costosa e punto, e basta. E poi comunque sanità siamo tutti uguali, se uno preferisce spendere senza ritorno, che preferisce non averne bisogno, per altri motivi naturalmente. Però perché? Perché già era preoccupante la situazione. Allora dicevamo, quantomeno regoliamo, quantomeno obblighiamo a regolare. E introducemmo una cosa che ci creò un sacco di problemi. Io ricevetti Ciancio al Ministero della Sanità, avessi mai saputo chi era poi davvero Ciancio, l'ho saputo dal Presidente della Commissione Antimafia, perché allora era responsabile del settore dei fondi integrativi dei giornalisti, che si scagliò contro quell'articolo il quale prevedeva favor fiscali per quei fondi davvero integrativi che si spendevano nel Servizio Sanitario Nazionale, non che andavano nel privato. Questo era il piccolo trucco. Trovai anche qualche problema dentro il governo, tant'è vero che non ci furono provvedimenti fiscali conseguenziali da parte pure di persone che capivano, perché la preoccupazione quale fu in quel momento? Quanto ci costa in più? E l'altra fu: il Servizio Sanitario Nazionale è in grado di reggere anche questo? Si temeva tutto, perché lì c'era anche un'organizzazione della libera professione intramuraria da governare in tutta Italia, ben diversa da come poi è venuta fuori, che è diventato un percorso sostitutivo anziché integrativo della sanità pubblica del paese. Quindi questa era la logica. Io allora oggi dico, chiedo personalmente, qui abbiamo un rappresentante del maggior sindacato italiano, siete a congresso, io penso che questo dovrebbe essere il piano sul quale dovreste esprimere. Ve lo dico proprio chiaro, perché secondo me, cioè, io lo posso capire che c'è qualche nicchia di privilegiato in questo paese come parlamentari e giornalisti, ma se si arriva al rinnovo dei contratti di milioni di lavoratori, signori miei, le due gambe ci sono già, e non sono regolate, perché tutte quelle cose che ho sentito prima arrivando, nessuno le sta regolando in quella partita. Quindi prima cosa, mi pare la cosa più importante, qui bisogna creare un movimento culturale intorno a questo, perché questo diventa un modo per il quale si trasforma il sistema universalistico allora insaputa, o a insaputa di pochi. Questa cosa va fatta. E chiaramente bisogna metterci le mani subito a regolare. Allora domani sarò alla Bocconi dove mi domandano che cosa hai fatto da ministro e che cosa avresti voluto fare. Io, la riforma è lì, se mi dicono cosa avrei voluto fare mi sarebbe piaciuto governare nell'applicazione, perché forse qualche danno si sarebbe potuto evitare, ma il dubbio che non si volesse che si governasse per non farla, forse mi viene. Grazie.